Io ho 61 anni, mi chiamo Esposito Salvatore e quindi sto, diciamo, nelle vele da molto tempo, però diciamo non sappiamo che succede, stiamo aspettando notizie. Le vele intorno agli anni 80 hanno cominciato a costruire, non sono mai state consegnate perché era difficile riuscire a stabilire un criterio di agibilità, per cui sono state occupate fondamentalmente, e alcune dai possibili assegnatari, altre da persone che avevano semplicemente la necessità di un alloggio. Io sono Lorenzo Livaruno. E niente, abito qua alle Vele, sono 16 anni, faccio parte del Comitato Vele insieme a Omero Benvenati e a Vittorio Passeggio dal Comitato Storico delle Vele che sta da 40 anni per far abbattere questi mostri. Chi vive può capire come si vive e come si sta. Mi chiamo Marano Cristian, ho 27 anni e abito nella Villa Celeste da 27 anni, da quando sono nato. Esempio, prima questo campetto non c'era, facciamo le partite di pallone dove? Sopra le scale, per farvi capire. O prima giocavamo sempre i motorini nell'ascensore, so chiamiamo un coppio, nell'ascensore, tipo la Tomb Raider, queste cose così. Siamo sempre inventati giochi fra di noi, diciamo, fino al 2000, 2002, 2003, no, ma pure fino al 2005-2006 siamo stati bene, eh? Se nel 2006-2007 c'era ancora il custode e le vecchie persone. Chi puliva il ballatoio di qua, chi puliva sopra, chi puliva le scale, chi puliva di là, cioè fra di noi. C'è una bellissima cosa oltre alle altre palazzine, è delle persone però, la voglia di vivere, la voglia di rifarsi, la voglia di riprendere la loro vita in mano, della maggior parte delle persone, questa è la cosa bella di Scambia, sono le persone. Hanno rappresentato, diciamo, a Scambia il marchio della negatività, sia per quanto riguarda i media, sia per quanto riguarda la TV, sia per quanto riguarda i film. Oggi noi riscattiamo questo territorio dal basso, dove attraverso la mobilitazione delle persone, attraverso la coscienza, attraverso anche la rassegnazione di chi si era rassegnato a questo schifo, oggi quelle stesse persone si ribellano e vogliono migliorare le loro condizioni di vita, anche senza istituzioni. La cosa bella è che abbiamo vissuto dei momenti di grande umanità. Diciamo, non c'è mai stata una diseguita tra di noi abitanti delle ville, perché eravamo combatti, eravamo convinti. Queste sono tutte le case che hanno, tutte quelle famiglie che hanno avuto le abitazioni, le case si sono state murate, sono state, diciamo, devastate. No, forse facciamo una cosa però, andiamo a fare Natale, stai di sicurezza il fondo, e già ci voglio, vuoi mettere in mano in tasca, voglio fare una sigaretta qua. Voglio fare una sigaretta, pura! Ci stacca, significa che da stacca, perché purtroppo siamo uno 5 di nato qua. Che è il tuo problema? Così no, sinceramente, mi venisse in notte, si potesse pagare un pigione, si potesse affrontare le spese. Allora, siccome che noi stiamo a casa, significa che siamo poveri e disgraziati. Io, d'Ucraina, venuta qua, sposata qua, vivo già 10 anni, pure residenza, tutto a posto. La gente è per bene, è verità. Che gente per bene. Mi chiamo Nunzio, ho 50 anni e vivo da 30 anni nelle Vele. E siamo in attesa di una casa. Poi fanno abbattimento e costruzione. E mano a mano, poi fanno abbattimento sempre e costruzione, e quello che di mano
quando fa ufficio, scuola, che si vanno a fare? Se hanno strutturato, secondo me viene buono. E perché non poi mandare come ufficio, mandare come abitazione, credo che la cagna. Gli stessi palazzi stanno pure a Nizza, lo sappiamo. Appartamenti che stanno nere, non le fanno più i comuni. Cioè, sono grandi. Ma, cioè, le ville adesso sono tutte degradate, abbandonate. E da 2002 che sono occupante, in questa vedo ho perso figli, in questa vedo ci... niente, sono rimasto solo queste che si vede. La gente assegnata sono andato via, sono rimasti gli occupanti. La delinquenza che c'era una volta non c'è più. E adesso siamo stati abbandonati da tutti quanti. Come sempre lo Stato non ci sta mai. Questo è tutto un amianto, vedi? Questo è tutto un amianto, vedi? Come va? Questa è la stanza dove era il mio figlio che poi è morto, Ivan. Questo giovanotto qua, vado, di là c'ho i poster e vi faccio vedere dei ragazzi. Io penso che queste vite a terra non varranno mai, ma vi dico anche perché. Allora, le famiglie che sono state assegnate, che saranno 100 o 150, gli occupanti sono diventati doppio, 250. Praticamente queste case vuote, tutte malandate, chi ci ha messo un pezzo di legno, chi ci ha messo il compensato, chi si è arrangiato l'hanno occupata di nuovo. E allora, siamo sempre puntati da capo. Le ville rimangono sempre in piedi perché escono 100 e ne entrano 200.